Da funghia sedimentatasi dopo le ultime piogge a sabbia del deserto, percorrere la SP63 che da Caltagirone giunge a Mazzarrone in prossimità del ponte di località Costa Baira è come imbattersi in una sorta di duna. Ciò anche per via della natura sabbiosa dei terreni che, trasportati dalla piena, si erano dapprima solidificati e ora, con l'innalzamento delle temperature, il materiale si è sfaldato. Attraversamenti dunque resi difficoltosi ai veicoli in transito e perfino ai mezzi pesanti, si renderebbe auspicabile un intervento di messa in sicurezza finalizzato alla rimozione dei detriti sabbiosi, oltre 20 centimetri di sabbia in alcuni punti e per di più a ridosso di una strettoia. Il pericolo non è nemmeno segnalato e nelle ore notturne la situazione si complica ulteriormente. Da permettere pure che la SP63 è attraversata giornalmente da mezzi agricoli, bus di linea Urbania e dai mezzi pesanti che si recano a Mazzarrone per il carico di uve. Per il resto, la strada provinciale in diversi tratti nasconde altre insidie, due ponti pericolanti e oltre al fatto che in alcuni tratti il restringimento della carreggiata per l'eccessiva presenza di arbusti che si riversano sulla sede stradale rappresentano un ulteriore pericolo per gli automobilisti.